scelto questo modo un po' inusuale di rivolgere gli auguri di buon anno ai cittadini di Orte, perché un pochino rompe la prassi e la tradizione che è stata adottata negli anni precedenti per, da me e dagli altri sindaci che mi hanno preceduto, quando sono stati rivolti gli auguri all'interno dell'ufficio del sindaco. E questo per due motivi principali. Il primo è perché vogliamo dimostrare la vicinanza alle persone stando proprio in mezzo alla strada. La seconda è perché vogliamo iniziare il nuovo anno comunicandovi un evento che secondo me è importante, è quello del prossimo inizio dei rifacimenti della pavimentazione stradale, come potete notare dal cartello di cantiere di inizio lavori. Questa è una cosa che i cittadini si aspettavano da circa 20 anni. Ci siamo riusciti senza attingere a mutui, ci siamo riusciti senza nemmeno i contributi regionali, ma con le stesse sole risorse di Orte, del bilancio di Orte e quindi dei soldi dei cittadini di Orte. Per noi è una doppia soddisfazione quello di poter realizzare una cosa che da troppo tempo la gente aspettava e al tempo stesso di poterla realizzare proprio con i soldi dei cittadini. E la cosa più bella è che noi contiamo che entro tutto il 2019 questa opera possa completarsi, perché durante i lavori di rifacimento di questo primo tratto partirà la progettazione e la programmazione, l'affidamento dei lavori del secondo tratto di via Principe Umberto. Dopodiché, una volta terminato quel tratto, potremo completare anche via Gramsci. Con questo credo che abbiamo terminato all'interno del centro storico una delle esigenze più importanti che erano sentite sia per un sistema di praticità, di incolumità e di regolarità di transito, sia perché poi abbellisce ancora di più il nostro centro storico e ci consente quindi di promuovere un'azione turistica ancora più incisiva e più bella. Poi accanto a questo partirà anche l'iniziativa della mattonella, che credo che darà poi anche quel tocco un pochino di originalità e di bellezza al nostro fondo stradale, che ci distinguerà rispetto anche a tutti gli altri comuni. Vorrei ricordare il 2018. Il 2018 è stato un anno difficile, ancora difficile, perché caratterizzato da una situazione di carenza di fondi e di impossibilità di investimenti concreti. Però nonostante questo siamo riusciti a realizzare la riqualificazione del quartiere di Pedignano, siamo riusciti a spostare il centro H da una situazione di criticità che ormai da troppo tempo si protraeva in una realtà molto più bella, che addirittura può essere anche di esempio all'interno dell'ambito provinciale. Un 2018 che ci ha visto anche protagonisti sulla scena ultracomunale, nel nostro impegno per l'alta velocità per i pendolari, nel nostro impegno per la riqualificazione del verde, tanto per citarne una, il primo sgambatoio degli animali per i cani l'abbiamo fatto nei pressi dei giardini di Ortescalo, la riqualificazione del giardino dei giardini di Ortescalo e del piazzale della stazione. Quindi abbiamo cercato in questo contesto più generale di dare delle risposte obiettive ai cittadini. E non è a caso, ad Orte si notano già i primi investimenti, c'è un maggior afflusso di turisti, questo è sotto gli occhi di tutti, questo perché nell'ambito delle attività culturali abbiamo cercato di mettere in campo la massima disponibilità affinché fosse fatta una valorizzazione artistica e storica della figura di Filo d'Alberini. Abbiamo facilitato anche altri eventi artistici e musicali come la Lirica sul Tevere, e quindi abbiamo creato una rete di informazioni e di comunicazione non solo nel comune ma extracomunale nell'ambito nazionale, che poi ci ha dato la possibilità di pubblicizzare Orte in modo anche decisivo per la valorizzazione del turismo. Tutto è partito anche tra l'altro dall'apertura del porto di Seripola e dalla collaborazione che adesso abbiamo anche con l'università. Ripeto, un anno difficile dove i contributi regionali sono arrivati con il contagocce, dove finanziamenti non abbiamo potuto prendere perché per problemi di legge di stabilità l'attingimento anche a forme di credito diventa difficoltoso.
Nonostante tutto però siamo riusciti a fare delle cose, a mio modo di vedere importanti, non dimentichiamo anche la pubblica illuminazione, tutto il comune, che ha dato maggiore luminosità e sicurezza sulle strade, ma al tempo stesso ha dato sicurezza ai cittadini. Nonostante ciò abbiamo anche programmato tutta una serie di interventi che nel 2019 dovrebbero poi consacrare quello che è il concetto generale dell'intervento, del programma della nostra amministrazione su Orte, perché in questo modo avremo la possibilità di finanziare anche il rifacimento dei marciapiedi di Orte Scalo. Abbiamo l'ambizione di poter far partire immediatamente i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'Alberini. Partirà il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti con una nuova azienda che prevederà dei criteri e dei metodi molto più efficienti fino ad avere l'ambizione di poter arrivare a una differenziata pari al 70%, quindi in linea con tutti i comuni ricicloni, forse anche di più. Abbiamo l'ambizione di poter dare ad Orte anche altri importanti risultati. La concretizzazione dell'alta velocità, la possibilità di avere l'attraversamento sul Tevere. Pure questa è un'altra nostra ambizione, un sogno nel cassetto, perché non si può dire che la trasversale Orte Civitavecchia sia completata se poi non si dà la possibilità a chi si muove da quelle aree di poter arrivare alla stazione di Orte in tempi brevi. Perché se pensiamo che in 45 minuti una persona può partire da Civitavecchia e arrivare a Orte, diventerebbe impensabile che perda 20 minuti perché dallo svincolo trova il traffico per arrivare alla stazione ferroviaria. Quindi noi chiederemo al Ministro dei Trasporti, al Presidente della Regione Lazio, il vero completamento della trasversale, che non è Civitavecchia a casello autostradale, ma deve essere Civitavecchia a casello autostradale, attraversamento stradale del Tevere ed accesso al parcheggio della stazione di Orte. E anche questo sarebbe un risultato rivoluzionario perché cambierebbe l'economia e la strategia del territorio all'interno del comune di Orte. Attraverso l'affidamento di un nuovo piano regolatore, l'incarico di un nuovo piano regolatore, andremo anche ad incidere sulla valorizzazione delle aree che saranno destinate ad insediamenti produttivi, perché abbiamo dall'esterno tante imprese che ci chiedono di poter investire sul territorio ortano. Quindi, valorizzando quelle aree per la logistica e per gli insediamenti produttivi, noi pensiamo di dare nuova ricchezza, nuova occupazione e nuove possibilità ai cittadini di Orte di vedere la propria città crescere. Noi siamo convinti che Orte ormai ha assunto un ruolo strategico all'interno della provincia di Viterbo, non solo all'interno della provincia di Viterbo, ma anche in un comparto interprovinciale che vede Rieti e Terni direttamente interessate alla nostra attività amministrativa. Per queste ragioni noi dobbiamo dare tutto noi stessi affinché, ripeto, questi risultati siano concretizzati, affinché questa città ormai decolli definitivamente e affinché questa città abbia i servizi necessari per una risposta che deve dare ai territori che non sono solo quelli di Orte. Anche su questo ci misureremo in modo decisivo nel 2019 con la Regione Lazio e con la ASL Viterbo affinché venga definitivamente terminato il comparto del centro salute, che diventerà, per quello che si può prevedere, un mini distretto che attirerà utenze da alcuni comuni limitrofi di Orte e quindi acquisterà anche sotto questo aspetto il quartiere di Pitegnano un'importanza anche strategica e fondamentale. Ovviamente questi sono programmi ambiziosi e al tempo stesso abbiamo bisogno di aiuto. Abbiamo bisogno di aiuto da parte dei cittadini, ma soprattutto abbiamo bisogno anche di aiuto da parte delle istituzioni. Mi auguro che questa situazione politico-finanziaria possa stabilizzarsi, che ci sia veramente la possibilità di collaborare con gli enti territoriali sovraordinati al Comune di Orte e spero che questo nel 2019 possa dare i frutti decisivi per la crescita della nostra città. Non è un libro dei sogni, sono cose che si possono raggiungere, sono convinto che le raggiungeremo. A conclusione di queste mie considerazioni colgo l'occasione quindi di rivolgere i più sentiti auguri di un felice anno nuovo a tutti i cittadini di Orte, non solo per le vicende dell'amministrazione ma anche per le loro vicende personali e familiari. Tanti auguri a tutti.